Buonasera e benvenuti in questa terza edizione del TG6, lutto nel mondo della politica abruzzese perché questa mattina è venuto a mancare dopo una lunga malattia Ernino D'Agostino, l'ex presidente della provincia di Teramo. Vediamo. È morto questa mattina all'ospedale di Teramo dopo una lunga malattia l'ex presidente della provincia di Teramo, Ernino D'Agostino, 55 anni appena compiuti, sposato con Emanuele, è stato a capo della provincia di Teramo nella legislatura dal 2004 al 2009, storico dirigente del Partito Comunista Italiano, successivamente approdato al Partito Democratico, di cui è stato anche segretario provinciale. D'Agostino oggi era rappresentante del Sunia e di Federconsumatori. Le sue ultime battaglie sono state sul Ruzzo, la società acquedottistica teramana, sui rimborsi del gas ed infine al fianco degli azionisti danneggiati dopo l'azzeramento dei titoli di Banca Tercas. Unanime il cordoglio del mondo della politica, l'attuale segretario del Partito Democratico di Teramo, Gabriele Minosse, a nome di tutto il partito in una nota ha ricordato le qualità morali di D'Agostino, sottolineando come fosse un uomo solidale, forte e capace, punto di riferimento sia nel partito che nell'amministrazione. Cordoglio per la scomparsa di D'Agostino è stato espresso anche dal presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso, che ha sottolineato in una nota il vuoto incolmabile che lascia in tutta la comunità regionale. Da presidente della provincia di Teramo, continua la nota di D'Alfonso, ha sempre interpretato la sua funzione con una visione di prospettiva che guardava oltre i confini della provincia e della regione, costruendo collegamenti ed alleanze con le altre province adriatiche. E possono partire le immagini perché nel primo pomeriggio è stata allestita la camera ardente presso la sala del Consiglio provinciale di Teramo, proprio quell'ente, la provincia di Teramo, che ha visto appunto come presidente Ernino D'Agostino dal 2004 al 2009. Nelle immagini che stanno scorrendo proprio l'arrivo del feretro nel palazzo dell'ente e l'ingresso appunto del feretro di Ernino D'Agostino. Come detto, la camera ardente allestita nella sala del Consiglio provinciale. I funerali si svolgeranno venerdì mattina alle ore 10 presso la chiesa di Santa Maria dello Splendore di San Nicolò a Tordino. E andiamo ora ad ascoltare un ricordo dell'attuale presidente della provincia di Teramo, Renzo Di Sabatino. Il suo ricordo di Ernino D'Agostino. Una persona di grandi qualità, una persona seria. E tra tutte le qualità ne voglio ricordare una. Era una persona di grande dignità. E cosa lascia a Teramo? L'esempio di un politico bravo, l'esempio di un politico onesto, l'esempio di un politico che ha ricoperto ruoli nelle istituzioni e quando è uscito dalle istituzioni ne è uscito più povero di come c'era entrato. Un'ordinanza di custodia cautelare a carico di Camillo Colella, legale rappresentante della società Acqua Santa Croce di Canistro, è stata emessa questa mattina. I finanzieri del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza dell'Aquila hanno inoltre sequestrato beni immobili e risorse finanziarie nella disponibilità dell'indagato per circa 13 milioni di euro. Arrestato il legale rappresentante della società Santa Croce, sequestrati 13 milioni di euro. I finanzieri del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza dell'Aquila hanno eseguito stamane un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Avezzano su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di Camillo Colella, legale rappresentante della società Acqua Santa Croce di Canistro, nota a livello nazionale. Sono inoltre stati sequestrati beni immobili e risorse finanziarie nella disponibilità dell'indagato per circa 13 milioni di euro. L'indagine è stata avviata a seguito di una verifica fiscale, eseguita dai finanziari del capoluogo abruzzese nel 2011, nei confronti della società che ha portato, dopo complesse ed articolate investigazioni economico-finanziarie, alla scoperta di rilevanti importi per circa 9 milioni di euro, sottratti al pagamento delle imposte. Le attività di indagine sono state estese all'accertamento di tutte le posizioni debitorie della società.
Tale attività, svolta dal nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza dell'Aquila, congiuntamente al personale dell'Agenzia delle Entrate, ha portato alla luce un'ulteriore materia imponibile che ha di fatto fatto lievitare le imposte dovute ma non versate a circa 13 milioni di euro, importo questo sottratto al versamento delle imposte attraverso insidiose ed artificiose manovre di dissimulazione, prontamente intercettate e compiutamente ricostruite dai finanzieri, unitamente ai funzionari dell'Agenzia Fiscale. Le manovre dissimulatorie, attentamente pianificate e puntualmente realizzate dall'indagato, con il fine preciso di rendere inefficaci le procedure di riscossione coattiva promosse da Equitalia. Sono 8 gli indagati nell'ambito dell'inchiesta sull'ACA relativa al dissesto per circa 120 milioni di euro dell'azienda acquedottistica. Nell'avviso di conclusione delle indagini depositato dal PM della Procura di Pescara Narita Mantini, oltre all'ex presidente Ezio Di Cristoforo, compaiono tra gli altri indagati anche l'ex vicepresidente Giuseppe Di Michele, l'attuale direttore generale Bartolomeo Di Giovanni, l'ex direttore generale Candeloro Forestieri e l'ex componente del CDA Concetta Di Luzio, accusati a vario titolo di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in concorso, bancarotta fraudolenta impropria, falso in bilancio e altri reati. Tutti assolti perché il fatto non sussiste, si chiude così il processo di primo grado sul caso Teramo Lavoro, la società in house della provincia di Teramo che ha visto tra gli imputati l'ex presidente della provincia Walter Catarra e l'ex amministratore unico di Teramo Lavoro Venanzio Cretarola, nonché l'ex direttore del personale e sindaco di Bussi sul Tirino Salvatore Lagatta. Tutti erano accusati di abuso d'ufficio, mentre Catarra e Cretarola anche di truffa e di falso. Tutti assolti dunque, ma il Tribunale Collegiale ha condannato Cretarola per la sola accusa di peculato a 2 anni, pena sospesa. Un centinaio sono stati i partecipanti questa mattina al sit-in davanti al Tribunale di Lanciano per protestare contro la riapertura del Sansificio di Treglio. Con la Sansa campa 1, la salute per nessuno. Questa è la protesta scandita nel sit-in davanti al Tribunale di Lanciano organizzato dai cittadini di Treglio e dall'Associazione Nuovo Senso Civico per contestare la paventata riapertura del Sansificio ubicato nel piccolo centro alle porte del capoluogo frentano. Un sit-in di proposta e non di protesta, ha tenuto a precisare il sindaco Massimiliano Berghella al termine dell'incontro, rigorosamente a porte chiuse, avuto in procura con il procuratore capo Francesco Menditto. L'obiettivo del sit-in è stato quello di sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni verso il problema, molto sentito dalla popolazione di Treglio, delle emissioni e delle polveri prodotte dagli impianti del Sansificio. Dopo il sequestro degli impianti avvenuto a gennaio scorso, Sansificio e Centrale a Biomasse hanno ripreso a lavorare temporaneamente per consentire le verifiche tecniche sulle emissioni di monossido di carbonio. Appena terminato l'incontro con il procuratore capo Francesco Menditto, sindaco, com'è andata? Adesso la palla passa dalla parte della provincia dell'Arta, che si devono prendere le proprie responsabilità. Questo è un impianto che è stato posto sotto sequestro per dei motivi, vogliamo che sia fatta chiarezza, perché noi dobbiamo essere sicuri, io soprattutto come primo cittadino, che i miei cittadini sono sicuri dal punto di vista della salute e dal punto di vista della tutela dell'ambiente. Noi abbiamo fatto, e adesso lo dichiaro pubblicamente, un ricorso al Tribunale Amministrativo, perché ci sono dei provvedimenti della provincia dell'Arta che a noi non sono andati bene, perché secondo che cosa? Non un giudizio arbitrario, ma secondo quelli che sono i dettami della legge. Non ce l'ha fatta Antonietta Durastante, la donna di 62 anni investita da un pirata della strada nella notte di lunedì scorso a Marana di Montereale, in provincia dell'Aquila, dove viveva. La donna, che era stata ricoverata in gravi condizioni, è deceduta nella notte all'ospedale San Salvatore dell'Aquila. In particolare la donna era stata investita da un'auto o forse da un furgone a pochi passi dall'abitazione. Approfittando dell'oscurità, il pirata della strada si è dileguato e di lui al momento non ci sono tracce, anche se i carabinieri continuano a indagare. Il 4 novembre l'Italia celebra la fine della Prima Guerra Mondiale, celebrazioni appunto in tutta la regione alla presenza di istituzioni e forze armate. Noi questa mattina eravamo a Pescara.
A 100 anni dall'ingresso dell'Italia nel primo conflitto mondiale, le forze armate ricordano il 4 novembre del 1918, data in cui la Grande Guerra si concludeva vittoriosamente sul fronte italiano. L'accordo fu firmato a Padova il giorno prima, il 3 novembre, dall'impero austro-ungarico e l'Italia, che era alleata con la Triplice Intesa Regno Unito, Francia e Russia. A Pescara le celebrazioni si sono svolte in piazza Garibaldi alla presenza di tutte le istituzioni e delle forze dell'ordine. Il messaggio è quello di pace e della necessità di rendere la nostra nazione sempre unita rispetto al clima necessario anche di questi tempi, affinché anche le nuove generazioni, oltre alle istituzioni, abbiano a cuore il sentimento di unità, di pace e di solidarietà verso i popoli. Noi abbiamo un impegno quotidiano che è quello di gestire le istituzioni affinché il clima sia un clima sociale adeguato anche alle difficoltà del momento. Il tricolore fuori dalle finestre, le scolaresche riunite, le associazioni e i volontari, tutti partecipano nel ricordo del sacrificio compiuto dall'Italia 97 anni fa. Il ricordo di Vittorio Veneto, quindi la vittoria della Prima Guerra Mondiale, è una data simbolica nella storia del nostro paese. È successo comincia questa celebrazione nel 1919, cioè un anno dopo la fine della Grande Guerra. Attraversato un secolo, quello scorso, il cosiddetto secolo breve, e continua oggi, perché in qualche modo la memoria resta sempre, l'architrave di una nazione. È stato firmato questa mattina a Roma, a Palazzo Chigi, l'accordo di programma riguardante le opere di laminazione del fiume Aterno-Pescara, volte alla limitazione del rischio idrogeologico derivante dalle esondazioni. Il patto siglato tra Presidenza del Consiglio, Ministero dell'Ambiente e Regione Abruzzo prevede l'erogazione di 54 milioni e 800 mila euro da parte del Governo da destinare a opere di sicurezza idraulica sul fiume Pescara e da realizzarsi nel tratto fluviale che interessa i comuni di Chieti, Manoppello, Cepagatti e Rosciano. Il bando di gara, ha spiegato il governatore della regione D'Alfonso, sarà pubblicato entro i prossimi 180 giorni. Un bando per le piccole e medie imprese che hanno investito nell'innovazione. 8 milioni di euro provenienti da fondi europei che rimborseranno il 50% delle spese sostenute dagli imprenditori che hanno innovato le proprie imprese. Nuovi incentivi per la micro, piccola e media impresa abruzzese. Ad annunciarlo Giovanni Lolli, vicepresidente della regione con delega allo sviluppo economico. Si tratta di un bando rivolto all'innovazione tecnologica di processo e organizzativa. Le imprese verranno agevolate da un contributo in conto capitale sulla spesa effettuata fino al 50%, per un minimo di 50.000 euro di investimento e un massimo di 200.000. Le spese effettuate sono calcolate dal 1 gennaio 2015. La somma messa a disposizione dalla Regione è di 8 milioni di euro. Di tutte le attività che queste imprese hanno fatto a partire da gennaio di quest'anno, quindi quelle anche già fatte fino alla fine dell'anno, che possono essere presentate come innovazione. È un rimborso, noi rimborsiamo fino al 50% in conto capitale, quindi soldi veri, cash, un bando naturalmente, debbono rispondere, ci sono alcune premialità riguardo i giovani, le donne, ma insomma è un bando di 8 milioni, quindi in de minimis stiamo parlando di tanti soldi che possono realizzare obiettivi di tante imprese. Le tipologie di spesa comprendono macchinari, attrezzature, software e hardware, servizi di consulenza gestionale, tecnologica, acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how e perizie tecniche. È giusto fare così, perché noi chi stiamo premiando? Stiamo premiando degli eroi, cioè quelli che in questi anni di crisi, in questi anni di accesso al credito che è diventato per le piccole imprese drammatiche, molta gente è sopravvissuta, è riuscita nonostante tutto, spesso ricorrendo, anzi quasi sempre ricorrendo a proprie risorse personali, a mandare avanti la sua azienda. Ecco, noi distribuiamo 8 milioni di euro in Abruzzo a questo sistema di imprese, credo sia una cosa molto positiva e molto utile. La ripresa in Abruzzo è debole e va sostenuta dalle politiche della Giunta regionale. E questa la considerazione fatta questa mattina dalla CGIL. La ripresina non basterà senza interventi a favore di nuovo lavoro. La CGIL Abruzzo commenta così il dato di 1 miliardo di salari bruciato dall'inizio della crisi economica. Nel solo 2015 l'Abruzzo ha perso circa 70 milioni di salari.
perdita dovuta alle quasi 16 milioni di ore complessive di cassa integrazione autorizzate dall'INPS nel periodo gennaio-settembre, un numero però inferiore a quello dello stesso periodo del 2014. Sempre stando al rapporto della CGIL, i lavoratori con posizione a zero ore sono stati 10.090, mentre quelli coinvolti oltre 20.000. Se invece si guarda a chi lavora nei primi sei mesi di quest'anno, risultano in Abruzzo 468.000 occupati, ovvero 9.000 in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Un dato che però va visto con attenzione, secondo il componente della segreteria regionale della CGIL Sandro Giovarruscio, perché l'uscita dal tunnel della crisi è ancora molto lontana, considerando che il livello occupazionale in Abruzzo era di 518.000 unità. La nostra regione, infine, nei sette anni della crisi ha avuto una riduzione del PIL, cioè della ricchezza lorda prodotta, del 6,9%. Dall'insieme dei dati, conclude la CGIL, emerge con evidenza che l'Abruzzo sta uscendo dalla crisi con troppa lentezza e che al suo interno le varie province reagiscono in maniera diversa. E quindi dal sindacato arriva un monito alla giunta regionale affinché metta al centro dell'iniziativa politica il lavoro attraverso un deciso rilancio degli investimenti a partire da quelli previsti nel Masterplan e dalla programmazione europea 2014-2020 con strumenti in grado di sostenere la domanda interna e i consumi degli abruzzesi. Ricercatori dell'azienda Intex questa mattina all'Aquila per chiedere chiarezza sul futuro. Hanno tenuto un sit-in a causa delle nuove norme, i contratti di solidarietà sono agli sgoccioli e sul futuro incombe lo spettro della cassa integrazione per oltre 100 lavoratori. Contratti di solidarietà a rischio per i lavoratori della Intex, l'Aquila, ex Tecnolabs, in sciopero da stamane per riportare alta l'attenzione sulla vertenza del laboratorio di ricerca e sviluppo del polo elettronico, finita in un cassetto nel silenzio assordante delle istituzioni. I contratti di solidarietà coinvolgono la stragrande maggioranza dei ricercatori, ma per effetto della recente riforma sugli ammortizzatori sociali, anche questo strumento è a rischio a partire dal 1 gennaio del prossimo anno. In assenza di commesse, nel silenzio generale di comune e regione in particolare, e mancanza di un piano industriale, la sorte di oltre 100 lavoratori è sempre più preoccupante. Dure le accuse delle rappresentanti sindacali unitarie, della Intex e della FIOM CGIL. In questi anni l'azienda ha prodotto solo sparuti interventi per portare nuova linfa al nostro territorio, denunciano le parti sociali. Ma le commesse, che in altri siti aziendali non mancano, all'Aquila sono pressoché inesistenti. Fine anno finiranno gli ammortizzatori sociali così come li conosciamo e questi lavoratori saranno in cassa integrazione a 700 euro al mese. E dopo la cassa integrazione? E questo non lo sappiamo, abbiamo chiesto a noi un incontro anche alla regione. Ma il problema è che mancano le commesse oppure il lavoro c'è? Le commesse mancano all'Aquila perché l'azienda ci spiega che negli altri siti non ci sono grossi problemi di lavoro, quindi è su questo territorio che l'azienda non dà risposte in termini di commesse. È necessario che intervengano le istituzioni, denunciano ancora i sindacati, comune e regione già sollecitati insieme al prefetto dell'Aquila. Non ci interessa più tanto l'ammortizzatore, per carità è fondamentale quando perderemo il lavoro avere un sostegno economico, ma a noi ci interessa il lavoro, non è possibile che una realtà come questa che viene da Italtelle, Siemens, realtà importanti, era il più grande laboratorio di ricerca e sviluppo del Mezzogiorno, venga ormai ridotto a lavorare un media di 30 persone al giorno, non di più. E ora ci spostiamo a Teramo, dove il presidente dell'associazione Carrozzine Determinate ha effettuato un tour in compagnia della stampa per far vedere quanto sia conflittuale il rapporto tra le barriere architettoniche e la città di Teramo. Claudio Ferrante, rimango seduta su questa carrozzina. Oggi avete voluto coinvolgere la categoria dei giornalisti per una maggiore comunicazione, per un maggiore grido d'allarme. Ci avete fatto vivere la vostra disabilità, le vostre barriere, le barriere architettoniche della città di Teramo, che oggi si sono rivelate importanti, veramente importanti. Assolutamente sì. Oggi abbiamo voluto dimostrare come la politica ci ha reso disabili.
Questa è la realtà, ha reso disabili anche voi giornalisti, perché è una politica lontano anni luce dal problema reale della gente ed è una città, come dicevo prima, completamente fuori legge. Abbiamo verificato che non è possibile entrare in comune e quindi non si può andare a incontrare il sindaco, ma né a sbrigare una semplice pratica burocratica. Non è possibile entrare nell'assessorato alle politiche sociali, che deve incontrare la disabilità, e quindi le cose più elementari non vengono assolutamente svolte. Non si può entrare in un negozio, per esempio, quindi siamo all'anno zero. Ho visto personalmente che basterebbero dei piccolissimi accorgimenti, per esempio per entrare al comune dove c'è l'ingresso, a parte che non è segnalato, no? L'ingresso secondario per i diversamente abili, ci vorrebbero delle semplici gettate di cemento con degli scivoli, giusto? Assolutamente sì, e questa è la dimostrazione che c'è il totale disinteresse di questa problematica, ma soprattutto non ci stanno chiedendo un favore, lo devono fare per legge e quindi da oggi si cambia pagina. Cosa farete adesso? Ora, mercoledì prossimo, intanto faremo sedere il Consiglio Comunale in carrozzina e chiederemo alcuni provvedimenti importanti e urgenti da portare in Consiglio Comunale, che vanno tutti nella direzione accessibilità universale. Dopo questa mattinata vissuta così, personalmente penso che siano da commento le immagini che vi mostriamo in questo servizio. Si è riunita questa mattina a Teramo la Commissione di Garanzia e Controllo per la discussione e l'esame di alcune problematiche che stanno interessando la città. Tra queste la situazione relativa alla gestione dei buoni mensa nelle scuole. Ad intervenire sui buoni mensa nelle scuole comunali in maniera anche dura, forse anche dovuta a questo punto. Cristina Maroni, che cosa si chiede adesso dopo questa ennesima riunione, dopo questa commissione? Io non contesto le azioni di recupero credito da parte del Comune, ma contesto assolutamente, categoricamente e in ogni modo l'affissione di quel cartello in cui sono stati inseriti dei minori che a far data dal 29 ottobre non avrebbero più usufruito del servizio mensa per le colpe dei genitori. Assolutamente un fatto gravissimo che resterà nella storia della nostra città. A Teramo mai nessun bambino non ha mangiato nelle mense pubbliche. Non è mai successo e non succederà mai. Questo però era l'annuncio per cui poi si è alzato il polverone. Ma di fatto hanno mangiato o no questi bambini? Cioè il polverone perché si è alzato? Perché qualche iena, qualche sciacallo sul web si è divertito a dire che i bambini non mangiavano. Non è vero, i bambini hanno mangiato tutti. Questa cosa potrebbe anche essere vista così come lo è stata, essere un passo indietro da parte della maggioranza. No, io non parlo di passi indietro, io parlo di rispetto delle regole. Perché se ti fanno la multa, tu la multa la paghi, se tu prendi l'autobus alla metropolitana a Roma a Milano, la paghi. Questi sono servizi a domanda individuale, che anche con un minimo di partecipazione economica, ma vanno pagati dalle famiglie. L'assessore Romanelli ha risposto che non è un modo di fare opposizione, certo non è un modo di fare opposizione, perché finora c'è stata sempre un'opposizione amica e l'opposizione amica ci può essere quando la giunta e la maggioranza si comporta adeguatamente e secondo i termini di legge, altrimenti l'opposizione deve essere necessariamente durissima, come sarà la mia sempre. E restiamo a Teramo, dove questa mattina la consigliera di opposizione Paola Cardelli ha illustrato i risultati conseguiti con la petizione sui rifiuti in soli 30 giorni. Ad un mese dal via della raccolta firme per quanto riguarda appunto la petizione sui rifiuti, quali sono i risultati conseguiti? I risultati dal punto di vista della petizione sono ottimi, perché abbiamo raggiunto quasi 900 firme, quindi siamo più che contenti e ringraziamo tutti i cittadini che ci hanno aiutato per portare avanti questa iniziativa veramente importante. Il problema che rimane, che è quello dei rifiuti, che effettivamente è sentito da tantissimi, indigna tantissimi, qui in questo modo non si può continuare. Quindi noi appunto chiediamo, quello forti di questo sostegno dei cittadini, chiederemo in Consiglio di modificare quella delibera tanto contestata, introdurre da subito la tariffa puntuale, ossia che l'utente paghi per quanto riguarda la produzione effettiva dei rifiuti indifferenziati conferiti. Poi chiediamo che il nuovo socio della Teramo non sia un gestore della discarica in Abruzzo, perché ha interessi totalmente divergenti rispetto a una buona raccolta differenziata, che gli obiettivi di raccolta differenziata siano aumentati, perché quelli messi sono effettivamente risibili, che il mancato raggiungimento di questi obiettivi comporti delle sanzioni al gestore, e così come comporta
portino delle sanzioni al gestore, tutte le inadempienze di trasparenza e il fatto che questa TEAM, compreso il Comune anche, non diano risposta agli accessi agli atti dei consiglieri, cosa che è un obbligo di legge. Poi un'altra cosa vorrei dire, che vi sono alcune associazioni che si dichiarano ambientaliste ma che effettivamente su questo tema non si sono fatte sentire né in autonomia né su nostra sollecitazione per sostenere la petizione, e sono ad esempio WWF Teramo e l'associazione Rifiuti Zero Teramo, che non si sono mosse in autonomia ma neanche hanno rifiutato di sostenere questa petizione. E ora lo sport, parliamo di Pescara che è stato battuto ieri nel recupero della 10ª giornata di campionato a Novara per 1-0. Già quest'oggi la squadra ha ripreso gli allenamenti per preparare la gara di sabato contro la Ternana alle ore 15 all'Adriatico Cornacchia, lavoro di scarico per chi ha giocato ieri sera, per gli altri partitella di allenamento contro la Primavera, lavoro differenziato per l'attaccante Sansovini. Ancora terapie non solo per Bunozza ma anche per Campagnaro, che dunque resta in forte dubbio per la gara contro la Ternana. Intanto il giudice sportivo ha fermato per 2 giornate il centrocampista Ledian Memushai, che ieri è stato espulso subito dopo la fine della partita per proteste. E torniamo sempre a ieri sera con le parole del difensore biancazzurro Fiamozzi e del tecnico del Novara Marco Baroni, che ha consumato la sua vendetta sportiva. Ma sicuramente questo non è il Pescara che tutti conosciamo e neanche noi ci riconosciamo, insomma, in questa partita, soprattutto nel primo tempo, ti posso dare ragione. Nel secondo tempo comunque siamo entrati subito con un altro piglio, nonostante il gol al 60esimo, mi pare, adesso non mi ricordo, però comunque siamo entrati con un'altra mentalità. Purtroppo non ci possiamo concedere di regalare, diciamo, un tempo agli avversari, ma penso che in generale abbiamo fatto una prestazione un po' così. Comunque è spinto come al solito sulla destra, però oggi c'erano più difficoltà, anche loro hanno un pacchetto difensivo molto quotato. Ma sì, loro sinceramente erano tutti lì, compatti dietro, e buttavano queste palle alte, andavano sulla seconda palla. Questo insomma c'è da dar loro merito, perché comunque in questo aspetto sicuramente hanno fatto meglio di noi dal punto di vista dell'aggressività e delle seconde palle. Poi insomma è venuta fuori una partita così storta che all'ultimo secondo si poteva perlomeno, diciamo, mettersi una toppa, però così insomma, testa bassa a pedalare. Non cambia nulla anche per il morale, per la classifica, questa sconfitta? No, beh, certo, sicuramente è indubbio che perdere sia sempre brutto e fa sempre arrabbiare, però insomma ci serve da lezione questo. Non è una vittoria quella alle altre questa per lei? No, guardate, io voglio assolutamente togliere qualsiasi polemica, anzi... Mi dispiace anche le parole del Presidente, io ho fatto 20 anni da calciatore e 17 da allenatore, ho sempre avuto grande rispetto per i presidenti, per i direttori sportivi, per gli addetti ai lavori che mi hanno dato l'opportunità di lavorare, e non ho mai mancato rispetto a nessuno. Tra l'altro io ho salutato tutti con chi mi ha salutato con affetto, perché quando lavori comunque un anno con delle persone, e quindi... Quindi la volta scorsa, perché oggi non c'era, non vi siete salutati col Presidente? Voglio chiudere qui questa polemica perché non ha senso, lo sai benissimo, c'eri anche quando saluta tutti i dirigenti, quindi chiuso. Io parlavo tecnicamente, perché l'ex, prescindere dalle squadre in cui si allena, ha sempre un sapore diverso. Io ho degli obiettivi nel mio lavoro, che non sono quelli di battere una squadra con cui ho lavorato. Io penso a lavorare. Era una partita difficile, erano 3 punti importanti sia per noi che per il Pescara, il fatto che li abbiamo ottenuti dà ancora più valore, ma non perché è il Pescara, perché Pescara è una squadra forte. E ora parliamo di Virtus Lanciano, che come sapete ieri ha subito la penalizzazione di 1 punto inflitta dal Tribunale Federale Nazionale, un'ulteriore complicazione sulla strada che porta alla prossima trasferta, quella di domenica, delicata a questo punto, a Perugia.
La Virtus Lanciano resta al penultimo posto, ma ora lo è da sola. Il tutto a causa della penalizzazione di un punto inflitta dal Tribunale Nazionale Federale. La vicenda è quella per la quale a settembre la Procura deferì davanti al Tribunale la società frentana per la mancata attestazione, entro i termini dovuti, del pagamento dell'IVA per l'anno 2012. Ieri il collegio giudicante ha penalizzato la Virtus, scesa pertanto a 9 punti in classifica, da sola al penultimo posto. 3 mesi di inibizione per Claudio Di Menno di Bucchianico, amministratore unico del club. Erano 6 i mesi richiesti dalla procura. La società del patron Maio valuterà in queste ore, assieme al legale che la difende, l'avvocato Edoardo Chiacchio, se ricorrere in appello davanti alla Corte federale. In quella sede la società dovrà eventualmente portare elementi per dimostrare che il tardato pagamento è riferibile a problematiche tecniche della banca. Una notizia che non ci voleva in un momento di per sé non facile per la squadra, reduce dalla discreta prova di Cesena ma condita dalla 5ª sconfitta in campionato. Tra i tifosi serpeggia preoccupazione, anche se è bene ricordare non solo che la stagione è lunga, ma anche che dopo 2 stagioni nettamente al di sopra delle righe, stare nelle zone basse può far parte di una annata nella quale, come sempre, l'obiettivo è la salvezza. Certo che, anche alla luce di questi sviluppi, la partita di domenica a Perugia, posticipo della 12ª giornata, assume una buona rilevanza. La squadra di Bisoli, dopo un inizio difficile, ha mostrato segni di risveglio, vincendo il derby di Terni e imponendo il pari alla corazzata Cagliari e alla Salernitana Larechi, e sta ritrovando i gol del bomber Ardemagni. La Virtus ha ripreso ieri il lavoro, tutti a disposizione del tecnico D'Aversa, nonostante un leggero fastidio muscolare per il portiere Aridità. Alcuri proseguirà la caccia ad una vittoria esterna che manca dallo scorso 13 dicembre, sempre in Umbria, ma a Terni. Una vittoria rappresenterebbe un bel toccasana. E ora la Lega Pro. L'Aquila è stata eliminata dalla Coppa Italia di categoria, sconfitta nella gara del secondo turno quest'oggi ad Ancona per 2-1. La partita si è risolta ai supplementari, il tutto dopo che nei regolamentari l'Aquila si era portata in vantaggio con Stivaletta. È di nuovo amara Ancona per l'Aquila. Dopo la sconfitta in campionato a fine settembre, stavolta i rossoblù di Carlo Perrone perdono il remake in Coppa Italia, lasciando il pass per il terzo turno alla squadra dorica di Cornacchini. Entrambe le formazioni scendono in campo facendo ampio uso di turnover in vista dei prossimi impegni di campionato. Perrone manda in campo l'Aquila Bis con Savelloni tra i pali, Anderson, Sagni e Cosentini nel trio difensivo, Iannascoli, Stivaletta, Benzaglia, Milicevic e Ligorio sulla mediana, Andrea Mancini e Perna a comporre il tandem offensivo. In avvio le cose sembrano mettersi bene per i rossoblu aquilani, che al quarto d'ora passano in vantaggio grazie al colpo di testa di Cristian Stivaletta alla prima marcatura tra i professionisti. L'Ancona non ci sta e risponde poco dopo con Sassano, al quale viene però annullato il gol del possibile pareggio. La rete dorica è però solo rinviata. Al 43esimo ci pensa infatti Velocci a siglare il punto dell'1-1, rimettendo in equilibrio la contesa. Nella ripresa, per larghi tratti, meglio l'Aquila che l'Ancona, ma il risultato non si sblocca, spesso interrotto da problemi muscolari accusati da ambo i lati. Si va così dritti ai supplementari sino al minuto 109, quando Matteo Adamo risolve la contesa con una sberla dalla distanza che si infila all'angolino alla destra di Savelloni. È il gol qualificazione che fa calare definitivamente il sipario sul match infrasettimanale di Coppa. Ora l'Aquila pensa al match di domenica pomeriggio a Pisa, sperando di smaltire il più velocemente possibile le scorie degli oltre 120 minuti di gioco ad Ancona. E parliamo ora di Teramo, lo facciamo attraverso le parole del giocatore più in forma, ovvero l'attaccante Mirko Petrella, che è il miglior marcatore stagionale dei biancorossi ed è decisivo anche quando non segna, come è successo domenica scorsa quando si è procurato il rigore, poi trasformato da Lenoci, che ha permesso al Teramo di uscire indenne da Carrara. Ma comunque chi gioca a calcio bisogna farsi trovare pronto quando viene chiamato in causa, quindi chiaramente l'anno scorso ho giocato di meno, ma comunque mi sono allenato, ho lottato per arrivare ad un punto dove potevo mettere in mostra quello che facevo in allenamento. All'interno della squadra è chiaro che quando cominci a fare bene hai altri occhi, altre attenzioni e tutto diventa più bello.
però comunque bisogna restare concentrati sull'obiettivo che è far punti con la squadra e far arrivare questo Teramo il più in alto possibile. Dire chi è che sarà il condottiero di questo Teramo è ancora troppo presto. Per il momento sto facendo quello che mi riesce meglio, giocare bene, quindi spero di continuare il più possibile. Sì, diciamo che è quello che si vociferava dappertutto, diciamo, anche perché togliere 50 gol ad una squadra è come dare una pugnalata ad una persona. E quindi di conseguenza tutti erano scettici e tutti vedevano queste perdite come il Teramo non può rifare lo stesso campionato e non può, gli attaccanti erano decisivi, il Teramo girava attorno a quei due attaccanti e quindi di conseguenza quest'anno le prestazioni scenderanno. Chiaramente chi è adesso chiamato in causa ci sta mettendo tutto l'impegno possibile, si vede in campo, ma soprattutto nel gruppo, perché comunque il gruppo è sempre compatto, unito, ed è quello che fa la differenza. Poi in campo la giocata la possono fare tutti quanti o il gol lo possono fare tutti quanti. Infatti noi abbiamo segnato con diversi giocatori, però alla fine all'interno di una squadra è il gruppo che fa la differenza, che fa sempre la differenza. Ci stiamo lavorando, quindi è un'altra opzione al 3-5-2, ma anche il 4-4-2 che spesso abbiamo fatto l'anno scorso. Comunque abbiamo una vasta scelta perché i giocatori comunque sono versatili, gli attaccanti comunque stanno segnando, quindi di conseguenza la squadra è forte e può cambiare. Finisce qui la terza edizione del TG6, la prima di domani torna puntuale alle ore 14. Grazie per l'attenzione e buonanotte.